Tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Non mi basta niente stomaco, certi fatti mi danno un po' po' vomito. Io non la chiamerei follia, ho una voglia di evadere che mi porta via. Lavoro troppo e non sono mai a casa mia. Accumulo stress, te l'ho detto, anche colpa mia. Se avessi fatto il corso di farmacia, a quest'ora avrei una laurea e comunque sia. Dimmi quanti laureati hanno la garanzia di non finire lavapiatti in pizzeria. Piacere, mi chiamo Fibra, lei è la mamma. Lo sa che sua figlia a 16 anni è già una cagna e gira in classe con la pancia mezza nuda. Davanti a un professore che ha gli occhi di un barracuda. Il mio stipendio assomiglia in utopia. Voglio andare in vacanza, me ne vado in Tunisia o magari in Mar Rosso. Non dirmi che è vietato, sarò così sfigato da finire in mezzo a un attentato. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente. Certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa mal di stomaco. Certi fatti mi danno il vomito. Quattro giorni a Canazei, neanche immagini le cose che potrei. Potrei spararmi un colpo in testa se mi sveglio una mattina di fianco a un gay. Potrei, potrei perdere la memoria se vedo la mia ex che si è fatta suora. Potrei demolire questa vecchia scuola. Potrei allagarla con la carta stagnola. Potrei non avere compagnia per coperti milioni alla lotteria. Ma dimmi, tu ci credi alla lotteria? Lo conosci uno che ha vinto alla lotteria? Ho chiamato Vanna Marchi in segreteria per vedere quanti soldi mi vanno via. Ma cosa faccio? Denuncio alla polizia? Lo dica Striscia, lo vedi, questa è democrazia. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente. Col ragazzo che pensava le facesse per gioco, ma l'avviso di quel buco l'hanno messo un po' dopo. Giri in macchina, faccia sfatta, mentre guida al telefono metto la cravatta. 5 morti su 10 per guida distratta. Questa assurda statistica che ce l'ha fatta. Eppure questo camion entra un po' mi schiaccia. Non ho mica il Van Gogh, a chi dà la caccia? La senti questa voce, la vedi questa faccia? Io sono Fabri Fibra, cazzo straccia. Non voglio figli, e miei lo sanno, perché non mi fido più delle scuole che fanno. Questi tetti che crollano, ma dove vanno? Mica posso contare bambini morti ogni anno. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa mal di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa mal di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. No, io devo, devo stare in questo momento, devo toccare qualcosa. Cosa? Fatemi toccare, fatemi toccare. Ma tu sei un uomo un po'. Sì, guarda, cioè il cazzo più grosso del mio. Radio ID Italia. Ascoltaci su www.iditalia.com. ID Italia, la radio degli italiani nel mondo. Amici, buongiorno, questa è la voce dopo la tempesta. Tre giorni passati a Vuccia, a strillare, a urlare, quindi mi sono un pochettino sgolato. Cercherò di diciamo centellinare, di dosare un pochettino la voce. Non sono urla di gioia dopo il 2-0. Sicuramente in questo caso Nicola, che ci sta ascoltando in questo momento, avrebbe esaurito anche qualsiasi voce, perché dopo 5 gol penso che la felicità si è esplosa in tutte le salse. Fa un po' strano vedere, hai sentito che voce che ho, Federico? Questa è la conseguenza di tre giorni veramente intensi vissuti al Festival Viva Italia, dove abbiamo fatto di tutto, presentato, cantato, ballato, recitato, no, scopato niente, non se ne parla proprio. È una marea di trifola proveniente da Vuccia, ma
così, un po' la stanchezza, un po' il fatto che ci siamo dovuti veramente impegnare al 110% per far sì che questa manifestazione avesse l'adeguato risalto, insomma ci siamo buttati via. mi fa piacere Nicola. Quindi www.iditalia.it, commenteremo oggi la giornata calcistica. Volevo fare gli auguri al nostro carissimo Gianluca, juventino, 21 settembre data di nascita, quindi tanti auguri di buon compleanno. Sono appunto 47, se non sbaglio, non so se è un dato che era segreto, comunque oramai l'ho detto. E complimenti anche alla tua Juve che inizia di nuovo a ingranare qualche, raggranellare, pardon, forse meglio detto, qualche punticino, perché l'inizio non era stato dei più promettenti. Quindi alla quarta giornata abbiamo un Inter solo al comando con 12 punti, punteggio pieno, ha avuto ragione anche del Chievo, sicuramente avrete seguito le vicende. Abbiamo una, un Toro secondo solo in classifica dopo aver regolato la questione Sampdoria con due pappine a opera del mitico Quaglia, che è un regalo degli amici juventini. Juventus che si ha la meglio sul Genova allo stadio Marassi, e poi abbiamo anche un abbiamo detto questo Napoli esplosivo, la Juventus ancora nella seconda, diciamo, schermata della classifica, quella è un Frosinone poverino, ancora 0 punti, 4 sconfitte, ci sta in fondo, dai, non sono, non, i punti li farà con le squadre adeguate, punti salvezza. Ha vinto la Ferrari, ha vinto Vettel, non ho potuto seguire il Gran Premio, me ne sono dispiaciuto, però in generale sono contento che si riapra un pochettino questa questione che sembrava un monologo tra i due piloti della casa Mercedes, appunto Hamilton e Rosberg. Allora, cos'altro abbiamo da dire per quanto riguarda nello sport? Mi sembra sì, il Milan ha vinto, però di misura solo sul Palermo. Per chi si fosse messo in sintonia in questo momento, la voce è quella di una persona veramente provata da 3 giorni di 12 ore di presentazione quasi al giorno. Quindi, però molto bella, complimenti alla Fondazia Intere, capitanata da Silvia Rosato, che ha fatto un bellissimo lavoro. Si stava chiacchierando prima con Gianluca. Io adesso sto iniziando a farmi un'idea, diciamo, noi trasmettiamo da Varsavia, per chi non lo sapesse, insomma, di cosa tira del Made in Italy. Bisogna evitare, cari miei, di non innamorarsi, di fare una cosa troppo fighetta, perché magari sì, risponde ai vostri gusti, ma i vostri gusti non rispondono ai gusti dei più. Questo è il rischio in cui si può incorrere, purtroppo, innamorandosi o cercando di fare un qualcosa a propria somiglianza o, diciamo, basata sul proprio gusto e sulle proprie inclinazioni. Quindi posso assicurarvi che invitare un cantante emergente sicuramente vi porterà meno successo rispetto, per esempio a una band folcloristica che ripropone, come è stato il caso dei Patrios, un gruppo veramente bravi, che hanno anche rivisitato in maniera moderna determinati brani della tradizione molisana, utilizzando però anche strumenti come la zampogna, e sono brani che i polacchi hanno ballato dai bambini ai più anziani. Quindi bisogna così organizzare questo tipo di eventi, ed è, diciamo, totalmente nella missione di Iditalia quello di cercare di promuovere in maniera adeguata il Made in Italy nella sua accezione più ampia. Credo che Silvia ci sia riuscita al 90%, sicuramente si può sempre migliorare. Questa quarta edizione, quindi vi era teatro con la compagnia esperiente del maestro Macchi, che ha recitato con attori italiani anche in lingua polacca. C'era altresì appunto un elemento anche per i bambini, quindi con un musicista che suonava loro una fisarmonica. Ecco, questo non sono riuscito a seguirlo proprio nel tutto, perché ero in altre faccende indaffarato, però insomma c'era un'artista siciliana molto simpatica, anzi devo cercarla da qualche parte, si chiama tuttora Valentina Supino, penso la prima persona che incontro più
suonata di me, quindi insomma più stucniente e fulminata del sottoscritto, e questo mi è piaciuto. Quindi lei rivisitava sembra un mare. Mi piace i commenti che su Spreaker arrivano dai nostri simpatici lettori, anche dai miei compagni di squadra, che mi dicono appunto che questa sembra più la voce di un travestito. Allora mi prendo 2-3 minuti di pausa, mi bevo un caffè della marca che vi dirò molto presto, e ascoltiamoci il vero travestito. Ciao, Marcialu Trabbiano. Allora, siccome Alan è preso malissimo, e secondo me questo è il passo successivo. Quando tu vivi una delusione amorosa, allora ci sono due fasi: o ti trombi il mondo intero o diventi omosessuale. Sì. Lui sta entrando in quella fase lì, ed è per questo che ha realizzato un nuovo personaggio che si chiama Marcello il Trabello, ovvero un travestito che insinua cose molto molto cattive a numeri presi a caso. Prego, andiamo, vai. Marcello il Trabello. Marcello il Trabello. Già che sì. Non sai dove sia tuo marito? Tuo padre torna a casa tardi la sera, balbetta come un merda quando gli fai le domande sulle zozze? Tuo figlio ha sempre odore di cola? Marcello il Trabello, solo nello zoo di 105. Ma chi è? Pronto? Sì, pronto, salve, mio nome è Marcello do Brasile, un Trabello. Praticamente, ieri sera mi è venuto suo marito, me, come tutti conosci, no? E praticamente lui non ha dato messaggi. Non lo so. Lui non ha dato messaggi, io ho aperto il buco di cuore, ma lui non dà i messaggi. Ma che messaggio doveva fare? Non messaggio, sogni, i sogni. La moneta. Bravo, suo marito, ieri è venuto da me per il suo servizietto, no? Mio marito è venuto da. Ma dove sei? Io faccio praticamente trabeggio e faccio battimento, no? Fai? Battimento. Battimento. Di che cosa? Io faccio lavoro di strada. Ah, lavoro per la strada? Sì, praticamente il Trabello. E dove è Trabello? No, inizio un Trabello, Marcello. Marcello il Trabello. Ah, è cognome Marcello Trabello. Ma che cognome, signori? Ieri sera suo marito è venuto da me per far servizio. Allora lui ha voluto che io spaccassi le bucce di caos. No. Ma non mi ha dato soldi. Capisci? Non ti ha dato i soldi, perché? Perché io ho fatto del mangiamento di casu, no? Ma io non capisco. Adesso, quando viene a casa glielo chiedi. Ci ho fatto pompigio. Ma va. No, è vero, il tuo marito non è venuto, non ha pagato oggi. Ma va. Provi. Devi chiamare. E allora? Sì, ma signori, io voglio stare chiaro, non voglio litigiare, no? Io non ho litigio, io non so niente. Ho capito, ma suo marito ieri ha fatto fare servizio e non ha dato me monesi. Ma dove ti ha fatto? Che servizio gli hai fatto? Ci ho fatto sboregi, e tutti i robi di dietro, lui è piaciuto, lui è goduto, faceva, polcona, e cioè, lui non pagasi, capisci? Quando io non so niente, quando viene a casa glielo chiedo. Io ho preso 30 di bocchi, 40 l'amore. Cos'è? 30? Io prendi 30 di bocchi, 40 l'amore. Cos'è 30 bocchine? No, 30 euro per fare bocchino, capisci? Lui ieri godeva de brutto, diceva bello, porcongi. E come si chiama mio marito? Boh, io chiamo maialeno. No. Allora te sei un porco. No. Richiamare. Allora smetti, chiama la polizia io. Hai ragione, signora, facciamo così, parliamo tranquillamente. Allora le spieghi. Praticamente suo marito ieri è venuto a fare di amore con me, ok? Io non voglio niente, io voglio solo i miei sogni. Io non voglio più avere. Sono venuto a fare con te, mio marito, l'amore. L'amore di dietro, io Trabello, io avanti classo. Ma va a cagare, che amore di dietro, che mio marito non è il tempo di fare l'amore di dietro. Ci piangi, come si. Ma guarda,
io ti denuncio, ti chiama la polizia adesso, chiama ancora, poi vedi che ti rispondo. Ma signori, ma io non voglio dare fastidi, io voglio solo i miei soldi. Ma va, no, ma... È un tipo che non le fa queste cose. Il Travello. Ha raggiunto un sacco di ascoltatori, stanno dicendo dai, no, non diventa. Radio DJ presenta Conosciamo l'Aloe con Mauro Belgeri. Un saluto a tutti da Maurino Belgeri. Sono qui per condividere con voi i grandi benefici dell'aloe, una pianta che ci aiuta in tante cose. Io ad esempio di sera prima di andare a dormire me la spalmo sulle zone erogene e di notte, grazie ai poteri rilassanti della pianta, sogno sempre di stare a letto con delle belle fighe. Sì. Questo è uno dei tanti benefici dell'aloe. Ma non dimentichiamo il potere dell'aloe sulle gengive. Cioè? Le nostre gengive sono un ricettacolo di batteri incredibile, specialmente quando che mangiamo la salama piccante, la parmigiana e la pasta con le cozze. Sì. Per distruggere tutti i batteri della bocca, prendiamo un po' di gel di aloe. Ecco, così come sto facendo io. Sì. E con la punta del dito lo spalmiamo sulle gengive. Sì. Ecco, abbiamo spalmato l'aloe sulle gengive. Vabbè. Ora la teniamo in posa per una ventina di minuti senza mangiare, senza bere e soprattutto senza fumare le sigarette. Quelle fanno male a priori. Sono al cellulare. Pronto, chi parla? Ah, ciao Carla. Senti, mi puoi chiamare più tardi che ho appena messo l'alo sulle gengive? Perché lo fanculo, scusa? Vedi che sei sempre negativa. Cosa ti ho fatto di male? C'è ragione. Pronto? Carla, ci sei? Ecco qua, ora sto togliendo l'aloe dalle gengive e avverto un beneficio generale a tutti i denti. Cioè? Mi raccomando, io l'ho tolta adesso, altrimenti la mia donna mi manda a fanculo. Sì. Voi tenetela sulle gengive per almeno 20 minuti. E veniamo alle vostre lettere. Giovanni da Barletta mi scrive: ciao Mauro, anche io uso l'aloe come te, ma vorrei coltivarla per non dover comprarla in farmacia. Sì, tu come può? Fai? Caro Giovanni, l'aloe si può coltivare in casa, ma ci vuole il buio più assoluto. Perché l'aloe è una pianta bastarda. L'aloe infatti non ama la luce e se non fai attenzione la pianta, per farti un dispetto, si lascia morire. Ma per saperne di più chiediamo il parere di un esperto. Sì. Chi è, buongiorno? Sì, buongiorno, sono Mauro Belgeri. Avete l'aloe vera? Cosa intende dire? Liquida? Ecco, le posso fare una domanda? Gli estratti. In questo momento io sono nudo al buio e mi sono spalmato tutto il corpo di aloe vera. Per questo ci tenevo a condividere con lei la mia meditazione. Per bocca. Chiedo scusa, non quella per bocca, quella perché ha dei problemi addosso? Ne Pronto? Vorrei 15 confezioni. Io non ho capito, lei ha bisogno di qualche malattia, non ho Per capito. Questo ci tenevo a condividere con lei la mia meditazione. Senta, credo che lei in questo momento ha sbagliato, posto. Mi sa di sì. Quello che sta vedendo non riesco a capire di che cosa sta parlando. Buona giornata. Attacchi, signora, attacchi. Aloe! È impazzito. Se fa sti effetti, ragazzi. Aloe! Si è messi bene. Ecco, come avete sentito, non tutte le persone saranno in grado di condividere con noi la gioia di vivere l'aloe vera nel suo pieno. Ma noi non ci diamo per vinti e continuiamo il nostro cammino. Bravo. Ciao a tutti da Mauro Belgeri. Ciao, anzi, Mauro. Aloha a tutti. Aloe. Ed ora un saluto solo per gli uomini. Sì. Ciao a tutti. Aloe. Ed ora un saluto solo per le donne. Sì. Ciao, tope pelose. No. Appuntamento alla prossima puntata di Conosciamo l'Aloe con Mauro Belgeri, l'uomo che spende 1200 euro al mese in aloe. Ne guadagna di soldi. Si canta. Metti su Radio DJ. Ciao bello. Pronto, Angelone. Presidente. Lui, presidente. Allora sono il tuo presidente Silvio Berlusconi. Sì. Buongiorno. Angelone, ti ricordi che da bambini giocavamo insieme con le saltafonse? Con le biciclette, c'erano le pozzanghere con i girini e noi dentro con le mani a tirare sui girini. Poi col Garelli VIP 4. Sì. Successivamente con lo Zundapp siamo diventati paninari insieme. Che bello. Poi io ho preso la strada dell'imprenditore. Sì. E tu
quella del DJ. A 14 anni andavi al triangolo di Novedrate per 30.000 lire a servizio. E come ti facevano comodo, e lì che 30.000 su 30.000 hai messo via i tuoi primi 200 milioni di lire. Caspita. DJ Angelo a 21 anni aveva già via 200 milioni. A 22 anni si è presentato con una valigiona, una Samsonite piena di contanti alla Banca Nazionale del Lavoro di Seregno e ha aperto il suo primo conto corrente. Pensa che c'era una direttora, che lui aveva 22 anni, sì, una donna, gli ha fatto un... Quando si è presentato? Domenico, tu sappi Presidente, che... Presidente, le voglio bene. Anch'io ti voglio bene. E voglio bene anche a quell'altro. Roberto, salve Presidente. Non mi ricordo il nome. Non ricordo io. È il nostro jingle. Roberto, sì. Io ho parlato di lei con mia figlia Marina. Sì, Marina. Mi ha raccontato che una volta lei ha chiesto un colloquio per un lavoro. Dove? Lì da lei, Mondadori, poi no, una volta in ufficio ha tentato di approcciarla. La Marina ha chiamato la sicurezza e il Riccardone e il Johnny le hanno dato una manica di mazzate. No, questo spiega il suo aspetto ripugnante. Roberto Ferrari, sappia che se la dovessi incontrare in giro, visto che ci ha provato con mia figlia, uno scappellotto glielo dà. Anch'io! Ma non ho perché lei è un mentecato! Presidente, guarda, non ho mai provato con sua figlia niente, non la conosco. Domenico, eccoci qua, amico di sempre. Ti ricordi che giocavo con gli acquarelli? Sì. Te lo ricordi? Ti ho chiamato per dirti che sto comprando alcune radio. Prima o poi comprerò anche la tua. Anche DJ? E il tuo collega, DJ Angelo, quello che ha tentato di mettere le mani addosso a mia figlia, verrà trasferito in portiere. A lavorare al posto del signor Nicola il portinaio, quello che ha paura degli omosessuali. Ma Nicola, stai tranquillo che nessuno te lo mette. È vecchia quella storia, uè, cammina rasente i muri, uè, ma te siete pesette. Ma il mio vero problema qual è? Ragazzi, quello che mi preoccupa tanto. Che era la Champions League. No, è la Champions. Ah, okay. Io ho comprato i diritti con la Mediaset Premium per tutta la Champions League. Sì. Li ho pagati come comprarsi la Polonia. Ma faccio un sacco di soldi. Certo. Se per caso un'italiana mi esce dalla competizione, siamo tutti nella merda, credo. Quindi il diktat dell'azienda tutta è Milan. Forza Juventus. Forza Juventus. Presidente. No, non ci credo. Fino alla fine. Forza Juventus. Allora, a me non me ne frega niente del passato, non me ne frega del gol del Muntari, sto deficiente che andava in giro per Milano col carro armato. Chi se ne frega di tutto? Angelo, Roberto, tifosi del Milan, se volete un nuovo innesto il prossimo anno, anche a gennaio, dobbiamo unirci in un unico coro. Bene. Fino alla fine. Forza Juventus. Presidente, perché se la Juve va fuori dalla Champions, sono cazzi amari. Galiani, musica, dai. Come musica? No. Musica. L'inno della Juventus. Questo da oggi è il nuovo inno di Mediaset. Senti qua, allora invito tutto il Milan. Galiani, Zaghi, che ti pago ancora civilia degli eroi, vai, abbiamo il cuore a strisce, portaci dove vuoi, dai Cribio, verso le tue conquiste, in particolare i Champions, arriverai, sarà la cosa non si fa per di i diritti televisivi, solo chi corre può fare di te come cazzo fa tutti Juve, storia di un grande amore, cioè, che la Madonna mi protegga, Bianco Cannaccia e nero, ti prego Allegri, non fare cazzate, ti prego, durante la settimana, la domenica spero che fai cagare.
fine del campionato non me ne frega un cazzo. Ciao belli. E allora J-Ax, sono J-Ax, raga, tutto bene? Ciao J-Ax, ciao. Oh raga, sì? Sono in Rai a scrivere il mio nuovo programma che parte su Rai 2. Non vediamo. Come si chiama il programma? Sorci Verdi, raga. Sorci Verdi. Oh Ferro, sì. Mi raccomando, guardalo, perché una testa in più può fare la differenza, anche se si tratta di una testa di cazzo. Non mancherò, non mancherò. L'audito è il conta tutti, mi raccomando, Va bene. Oh Angelo! Sì? Ho saputo che domenica sei giù a Cerignola. È vero, è vero, è vero. Ah, oh, vero. Ti devo chiedere una cortesia. Sì? Portami taralli, che lì sono buoni di brutto. Non come quelli della macchinetta di Red DJ che li mangia solo DJ Flauzio. Che quei taralli lì, invece che farli in Puglia, arrivano dal Congo, raga. Non è vero. Ogni volta che Flauzio mangia un tarallo passa la mattina a scorreggiare. E ci deve essere un olio strano. Non è vero, non è vero. Sì, quelle soft, quelle senza rumore. Motivo della chiamata? Sono qua per presentarvi nuovo dei Ferraglia, raga. In Ferraglia, che conosciamo già, certo. Sì, esatto, faccio un nuovo pezzo, hanno storpiato lo stadio di Tiziano Ferro. Sì. Dovete sentire? Vai. E allora! Versione metal. Senti che vocina, altro che quella di Tiziano. Si parla di limiti umani, si può senza di amare, di urlare. E mi sono promessa che non ti cercherò, forse mai più. Ma veloce, il destino mio serba stavolta, non lo posso fermarmi, stavolta sarai tu a portarmi. Di Ferraglia, raga! Vai sopra! Possiamo toglierlo, che mi è venuto un mal di testa. L'ho spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste quello sguardo da oltraccio che insinua. Ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi. Sarò quel vento che ti porti dentro e quel destino che nessuno ha mai scelto. E poi l'amore è una cosa semplice. E adesso, adesso, adesso te lo dimostrerò. Questo sono io, solo io, nell'attimo in cui ho deciso che
so farti ridere, ma mai per caso sono io. Se ritorno e se poi vado, questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero, rimango presente, ma non sono com'ero. E quella voglia di dirti ridendo, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro, e quel destino che nessuno ha mai scelto. E poi l'amore è una cosa semplice, e adesso, adesso, adesso te lo dimostrerò. Amore mio, prendi le mie mani ancora e ancora, come chi parte non saprà mai se ritorna. Ricorda, sei meglio di ogni giorno triste, dell'amarezza, di ogni lacrima, della guerra con la tristezza. Tu sei il mio cielo, che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro, e quel destino che nessuno ha mai scelto. E poi l'amore è una cosa semplice, e adesso, adesso, adesso te lo dimostrerò. Questa è Radio Id Italia. E così, con Tiziano Ferro e questa voce un po' così sconsolante, e diamo, diciamo, l'inizio ufficiale a questo autunno, autunno che parte non sicuramente con i migliori auspici, perché il clima è realmente autunnale quest'oggi. E, il cielo è veramente di un colore grigio, tuttavia rimangono ancora alcune foglie attaccate sugli alberi, perché qui fanno prestissimo. E a proposito di foglie, di situazioni adamitiche, abbiamo da proporvi questo contributo della Zanzara, sempre del Grande Crucio, il quale racconta questa esperienza abbastanza perversa della signora Alba Parietti, che non è nuova a queste situazioni. Ascoltiamole, piacevoli, in un lunedì così abbastanza uggioso. Allora, era su un treno per Milano, un Frecciarossa, ha visto un prete molto bello, devo dire. Non un prete qualunque, ma non lo sapeva, forse che non lo sapeva prima. Non lo so se era padre Georg, il famoso padre Georg, Monsignor Georg, il segretario dei due papi, perché è segretario, insomma, ha un ruolo anche con questo papa. E sembra che sia scattato uno sguardo che ha definito orgasmatico. Alba? Guarda, che vorrei essere chiara, lui non ha fatto proprio nessuno sguardo. Tuo sguardo. Dire, lui è rimasto perfettamente nel suo ruolo di monsignore. No, tuo sguardo. Ero io che ero terrorizzata da quello che la mia mente non riusciva a frenare, questo discorso. E cosa c'era nella tua mente? Dimmi una cosa. Terrorizzata di me stessa, hai capito? Cioè, ti sei messa paura. Mi sono messa paura dei miei stessi pensieri. Cioè, per mi hai tradito cui così. Mi sono autolegata praticamente come Ulisse, hai presente, incatenandomi alla poltrona, perché ho provato qualcosa che non potevo pensare che potesse succedermi. Addirittura. Io ti posso...
ti devo dire, Cruciani, solo con te mi è successo. Però, dai, adesso questo dire, lo a parte con te, devo dire una cosa, l'ho scritto e ci ho scherzato. Adesso voglio premetto una cosa. No, ma iniziamo dallo scherzo. Io ho grande rispetto del ruolo della Chiesa, soprattutto di chi lo svolge, in modo anche così serio. Intanto ti faresti il segretario del programma, però gli occhi purtroppo, è come dire, gli ormoni vanno per conto loro, hai capito? Cioè, non tengono non conto dei... dominare. Io poi, arrivata a casa, potevo autoflagellarmi, ho anche chiesto di essere assolta dai miei peccati, come dire, per aver formulato simili pensieri, ma purtroppo non ci posso fare niente. D'altronde Don Gallo, qua, che era un prete abbastanza insomma diverso dagli altri, col quale io ho avuto un rapporto di grandissima affetto e amicizia, ridendo e scherzando anche lui, perché era un prete molto spiritoso, oltre a essere una persona religiosa. Scusa, però spiegami, andiamo per ordine, tu vedi padre Georg? Allora, io vedo, no, veramente non è proprio così. Io ero sul Frecciarossa, a un certo punto incontro un amico, che è Gigi, un giornalista del Corriere, una persona veramente molto... Vabbè, adesso non vogliamo sapere, poi... Molto carino. Lui mi diceva, hai visto chi c'è qua? E io tra l'altro ero salita sul treno di Straforo, perché avevo preso il precedente treno strapieno per l'Expo. Vabbè. Mi siedo e mi appare veramente padre Georg, ma mi appare proprio come una visione tutti i punti di vista. A ma l'hai riconosciuto subito come tale? Come io Georg. Personalmente, che davvero, credimi, oramai il mio ormone è addormentato totalmente. Ma come mai? Io faccio dissensi totale. Perché questa cosa qua? E perché non trovo niente di stimolante, Cruciani, cosa vuoi che ti dica? No, ma questo qua è comprensibile, Non mi fate proprio manco più un baffo, niente. Certo. Meglio i trans, dove sei andato a fare la giuria. Ma meglio anche no, cioè voglio dire, per certi versi li sostengo, perché li sosteneva anche Don Gallo, perché sono creature di Dio meravigliose e divertenti, però non è che tra un trans e un uomo devo per forza farmi, posso anche star ferma. E infatti stai ferma da quanto tempo, si può dire? Ah, guarda, non si contano i mesi, cioè voglio dire, quando non c'è trippa per gatti, nel senso che non mi dire che tu non fai niente da un anno, all'istinto, voglio dire, all'istinto animalesco e al non controllo dei propri pensieri. Cioè padre Georg ti ha fatto scattare un istinto animalesco. No, ma io adesso sto scherzando. No, ma come stai scherzando? Stiamo parlando di un monsignore che tra l'altro dice... Però è scattato il nostro istinto. Però non ci posso fare niente, ma ha fatto quell'effetto lì. Dopodiché mi pento e mi dolgo dei miei peccati, che ho peccato col pensiero, si può dire, assolutamente. Non ma lo sai che è un classico, però scusami Alba, lo sai che però... Uccelli di rovo, ragazzi. Sai che però, diciamo, come dire, siamo nel campo della... Ma non vuoi sapere il finale, perché la cosa più divertente, io ti posso dare questo scoop. Allora, io per tutto il viaggio proprio l'ho puntato come un cane da tartufi punta, cioè una roba vergognosa. Mi vergogno di me stessa. Mi vergogno di me stessa, sono anni che non facevo, anche perché dall'altra parte ovviamente c'era un prete perfettamente del suo ruolo che non mi dà nessuna corrispondenza. Niente. Però io ho continuato a fissarlo, proprio non riuscivo a farne a meno, era una specie di patologia. E ti devo dire, intanto scrivevo per distrarmi su Facebook quella roba ignobile che poi è venuta fuori ed era chiaramente ignobile, uno scherzo. È normale, è uno sfogo, una cosa vera, Io lì mi sono dovuta sfogare, cosa che peraltro ho visto che è stata condivisa da tutti, perché padre Georg è, devo dire, uno che fa un effetto pazzesco. Piace, fa un effetto pazzesco. Sembra veramente Lambert al migliore della sua forma. Però, insomma, si sapeva già, no? Non è una novità, non ho detto niente, però trovarmelo davanti mi ha fatto un effetto incredibile. E il finale qual è stato? Il finale è che sono anche riuscita, proprio perché anche ero curiosa, anche poi per educazione, perché l'avevo fissato tutto il viaggio, poi insomma volevo anche buttarla un po' sullo scherzo, e poi ero veramente curiosa, a parte che io vorrei conoscere il Papa, ma non per gli stessi motivi. No, non credo che il Papa ti darà udienza. Ma chi te lo dice? Ma perché dite tutto questo? Allora, ti posso dire una cosa? Io non penso il mondo di essere meritevole, il mondo è tutto finito, perché sono una grande peccatrice, però ricordatevi che proprio perché sono l'ultima, il Papa degli ultimi dei peccatori ha un grande rispetto. Ma l'ultima, non sei proprio l'ultima, non è che no, sei proprio... però voglio dire, tu per quale motivo devi essere così certo che il Papa non devi ricevermi, voglio dire, ma non perché ho dei meriti particolari. Se il Papa riceve Alba Parietti è tutto finito. Con lui delle battaglie, voglio dire, certo che il Papa è il Papa, la persona più importante del mondo, io sono la più sfigata. No, ma con tutto rispetto, va benissimo che ti incontri e lo spero. Ma sai perché? Perché questo è l'unico Papa che mi ha fatto venire voglia di andare in chiesa e di essere cristiana praticante. Ma tu hai presente la serie Uccelli di Rovo? Ma falla finita, ti dico come è andata a finire. Come è andata a finire? I miei sogni sono fisvaniti.
rimaniti poi sulle rotaie del treno alla stazione centrale di Milano, sono arrivati. Io so com'è finita, però te lo dico dopo com'è finita. Ma vedi, no, non essere blasfemo, perché i miei pensieri hanno... Io ho diritto di sognare, no? Tutti ma hanno certo, diritto di ma sognare. Io, e poi giustamente ma è una lui cosa è bellissima. Quello che mi ha rimesso giustamente nella mia posizione. Non è che ci ho provato, attenzione. Ci hai provato un po'. Però sì. Ho fatto una battuta, cioè, volevo dire, vediamo cioè? Come reagisce, perché come dire, allora con la mia solita faccia da culo, perché sì, ce l'ho totalmente, certo, riesco a farmelo presentare, no? Sì. E lui era non viaggiava solo, era atteso da un altro sì, con un altro prete, devo dire tutti molto gentili, era parola come giusta, essere, cordiali, che... ma giustamente nel ruolo come che avevano, sì, però molto sì, gentili, cortesi. Sì, allora? Allora mi hanno presentato e dice, monsignore... Io gli ho detto, senta, io vorrei, monsignore, che lei mi assolvesse dal mio peccato, perché io sono due ore e mezza, tre ore che la punto. Lui ha fatto un sorriso molto carino, come si guarda una povera deficiente, tutto sommato, però anche per questo mi ha detto, vuole essere assolta, dice, ma si è pentita. Io ho detto, guardi padre, non ce la posso fare a pentirmi. E lui mi ha detto, allora non la posso assolvere. Cioè, c'è stato proprio un colloquio quasi... Chiaramente sto scherzando, cosa che devo fare per forza, sì, dire che sto scherzando, per forza, insomma se lo sembro un'allupata dietro a... Beh, un po' allupata se ne sembri, Sì, ma non posso fare... Cioè, lì proprio non ce la posso Uccelli fare, di però roda, devo dire... ragazzi, ma tu hai detto, i miei pensieri andavano oltre me. Ma cosa immaginavi? Questo è curioso, cosa immaginavi? Ma cosa vuoi che immaginassi? Che ne so, niente, cioè, cosa immaginavi? Dimmi una cosa zozza che immaginavi. Il malesco che si risvegliava. E come a un certo punto, se tu una faina... Cioè, lo volevi baciare o no? Vede che ne so un puma vede una che cosa ti devo dire, cioè, lo volevi sbranare Cruciani, lo volevi no, baciare, ma tanto non si fa sbranare, te lo volevi fare, te lo volevi fare in treno dentro il bagno, ma smettila, ma bellissimo, capito, perché stiamo parlando veramente bellissimo, di uno dei più grandi, io non mi permetterei mai di dire una cosa io di sì, questo genere, il mio cervello vagava vabbè, il mio istinto pure, non ci potevo fare niente, ma resta a casa comunque che è signor Georg, e voglio dire il segretario personale di due ma adesso parti, un po' di ormone è rimasto l'ormone o no? L'ormone io ho trovato, no, posso dirti cosa mi è piaciuto, dimmi, tantissimo di tutta questa storia. Mi è piaciuto la grande allora innanzitutto che viaggiassero in treno come persone vabbè, normali, hanno sempre viaggiato i treni, e che non avessero chissà quali, che uno si può immaginare quando ci sono degli sfigati che fanno due puntate del Grande Fratello e vanno in giro con la guardia del corpo. Vabbè, voglio dire, questa è una delle persone più importanti del mondo e viaggiava in treno. E poi il senso dell'umorismo, perché in qualche maniera mi ha messo a posto, ma con grande signorilità e con grande... Ti ha messo a posto comunque, ti ha messo a posto. Ma ha messo a posto nel senso detto, che basta. Mi merita, ma mi ha dato la risposta più simpatica e più carina che mi poteva dare. Ma non ti ha detto, scusa Alba, non ti ha detto, ma cara Alba, sei eccitata? Non ti ha detto dai, ma guardati, ma sai tu veramente, Cruciani, prima parli, poi non hai rispetto di nulla. No, ma non ho rispetto, ma che dove io non ho rispetto? Tu scrivi, su Facebook che ti sei... ha rubato in tre ore il padre Georg e io non allora, rispetto vado ai matti, vado ai pazzi, la differenza è una, vado ai pazzi, che se io mi, come dire, se la mia testa parte ho capito, sola, e fa dei voli pindarici non riesco a controllare il mio ho capito, non ma lo scritto, scrivo però, tanto per fare qualcosa perché da qualche parte lo devo dire, non ce la facevo, poi dopo non è che io penso di mancare di rispetto, ma ho capito, ma signor padre, aspetta, ferma lì io gli dico mi assolve, lui mi dice se non si pente non la so, e infatti tu non ti sei pentita molto spiritualmente, non mi ha assolto, non ti ha assolto dei tuoi pensieri impuri, ferma là che c'è non la pubblicità, non mi assolto, c'è la pubblicità, benedicimi Papa Francesco se mi ascolti, e se io celebro la messa ricordatevi che io pregherò per voi. La Zanzara. Ragazzi, a proposito di Papa, di cui parlava prima Alba Parietti, per l'incontro in treno con padre Georg, oggi ne ha detta una giusta, secondo me. Una, ma quella che ne dice aspetta, solo giuste, per quello che vorrei fare, no, solo giuste. Da morire, conosce, proprio perché davvero è straordinario adesso. Questo Papa. Vabbè, avrà diciamo un'agenda molto fitta. Sì, però sta sul convento, ma fa anche udienza a persone normali, non è che... Cioè, appunto. E allora io aspetta sono un attimo, come però tutte le altre, oggi ha detto una cosa, hai non diritto. Ho diritto a sperare di poterlo incontrare.
contrario, vabbè, siccome sì, condivido tutto ciò che dice e tutto, mi ha riconciliato tutto con la Chiesa, pur non essendo condivide io una cattolica fervente, diciamo, però mi vedo per la prima volta veramente. Beh, magari così rivedi, rappresentata da un Papa. Rivedi posto? Padre Georg così, no? Scusa? Ti piacerebbe rivedere Padre Georg, sì? Ma dai, adesso cioè, a parte tutto, Alba, se Padre Georg ti accompagnasse... Sai cosa diceva ogni volta che mi diceva, mi vedeva Don Gallo, e di Don Gallo credo che sia stato uno straordinario prete. Don Gallo è ridendo tutte le volte, diceva: signore, io questa notte mi sogno questa donna, cosa dite, farò peccato. E insomma, è scherzato. Cioè, Padre Gallo ti sognava. Non è che mi ha mai allungato, cioè ha mai fatto oltre la battuta. Io ho fatto delle battute su Padre Gallo perché sono condivisibili. Ma a casa, sinceramente, ma l'eccitazione donna, c'era o no? A casa, a casa è durata anche l'eccitazione o no? Ma dai, ma come sei volgare? Ma perché io volgare? Detto, la realtà, io vado sulla realtà. È talmente spiritoso e scherzoso che credo, vabbè, che chiunque lo legga possa non fare altro che riderci su, dai. Hai parlato di ormoni, eh? Hai parlato di ormoni, hai parlato di spirito animalesco, di spirito animalesco. Quello è un altro discorso. Comunque, stavo dicendo una cosa sul quello Papa. È una cosa personale mia, che non è personale tua, l'hai scritta. Però è pubblica. Vorrei vedere, guarda, io credo che quasi se tu chiedi al 99,9% delle donne italiane che hanno visto Padre Georg avranno peccato come me allo stesso modo. Ma peccato devo dire, che vuol dire? È peccato, fatto dire. Pensieri peccaminosi. Pensieri peccaminosi. Cosa c'è? Tra lì uno, il cervello gli parte e tutto parte il resto anche. Allora, cioè, padre, Papa non Bergoglio. Non siete solo voi uomini che potete fare dei pensieri, come dire, peccaminosi su persone che non si possono fare. Ma le donne fanno molto anche più degli uomini. Donne, ma gli uomini fanno molto più pensieri peccaminosi degli uomini. Allora, no, però volevo dirti una cosa. Papa Bergoglio oggi cosa ha detto? Ha detto che se un convento fa il lavoro di un albergo, cioè sostanzialmente se funziona come un albergo, deve pagare l'IMU. Amici miei, questa è una cosa, io poi non so dove, se ci sarà poi un effetto pratico di queste parole, però ha detto una cosa straordinaria. Adesso diciamo la verità. Cioè, guarda che sei molto riduttivo quello che stai dicendo. Lui ha detto delle cose straordinarie, no, su tutto, capito, ciò che riguarda l'immigrazione, oggi. Su tutto ciò che riguarda praticamente tutte le minoranze da sempre. Io voglio capire una cosa, lui è intervenuto in modo, io trovo che veramente adesso, parte, se facciamo un discorso, ma come l'hai trovato? Come l'hai trovato? Oltretutto, considerando che lui è la persona, diciamo, più importante del mondo, perché trova una persona più importante del Papa, come l'hai trovato Padre Georg nel colloquio? Cioè quando nel parlato? Colloquio, te l'ho detto, non è stato un colloquio, sono state due battute scherzose a cui lui ha risposto. Ma anche questo è merito di Padre, è merito di Padre, è merito del Papa? Esattamente, nel suo ruolo di Monsignore, però spiritoso e veloce. Ma è merito dire, del Papa, è anche persone come te, che sei un vuoi far finta di fare cose, sei un moralista di merda. Io, moralista di merda, io sono il ma sì, ma sei una vecchia beghila, grazie a come reagisci, speri di trovare dai, su, lo sappiamo. Ma io non ho capito, ma il Papa ha avuto un'influenza anche su Padre Georg, dici? In che senso? Che ne so, come atteggiamento, come... Ma io credo che questo Papa abbia condizionato tutti al meglio, perché comunque adesso uno che è cattolico, per esempio tutti i professi cattolici, praticanti, sono cristiano, ateo. Allora un cattolico, un cristiano, a questo punto deve fare i conti con quello che dice la parola di Cristo portata sempre dal Papa. E di conseguenza che se sei cristiano devi fare i conti con ciò che è la realtà e le minoranze e soprattutto le persone che soffrono. Oggi, e quindi non puoi trattare gli immigrati come se fossero della merda. Ma chi li tratta come se fossero della merda? Molta, ma quando... gente, ma come, chi li tratta? Ma accidenti, ma non guardi i telegiornali. Ma io non li tratta affatto. Gente che li tratta come delle bestie, ma neanche delle bestie che... Cioè, se uno trattasse così le bestie, tutte le associazioni animaliste si rivolterebbero. Quindi voglio dire, grandi battute, invece, siccome sono persone, glielo possiamo fare. Grande battuta di mio amico: da uccelli di rovo in TV a uccelli di provo in TAV. Vabbè, uccelli di provo. Tu hai provo, che provo. Proprio chi si somiglia si piglia. Uccelli di provo. Non c'è uccelli da fare, frequenti gente esattamente come... Adesso guarda che è incredibile uccelli questa cosa qua. Tu ci provi con Padre Georg in treno, hai pensieri peccaminosi ed è colpa mia. Guarda che è incredibile. No, ma per favore, digli qualcosa. Cioè, il tuo vicino di posto non ti può dare una sberla. Ma anche lui, guarda. No, ma su uccelli di rovo l'ho tirato fuori io. No, ma veramente, ti giuro, tu dovresti andare con Salvini al bar
dello sport, perché siete il posto dove vi troverete meglio. Ma che c'entra Salvini adesso? Perché fate discorsi entrambi da parte del sport. No, ma scusa, sai che io in genere sono misurato, però in questo caso... No, ma Alba, scusami... Di tutto e di più. Alba, una scusami un attimo, io sai che sono molto misurato. Dopodiché, oggettivamente, quando ho letto anch'io quel tuo post, anch'io ho avuto un attimo di, come dire... Tu hai praticamente detto che ti è scattato l'ormone, lo spirito animalesco sul treno con un prete, e la colpa è mia che sono volgare. Ma guarda che è pazzesca. Qual è la differenza tra me e te? E qual è la differenza? Che io personalmente parlo per me, nel senso che io sono una che ci mette la faccia e dice: io, Alba Parietti, provo degli istinti primordiali e assolutamente che non provavo da tempo, di cui mi pento nel momento stesso in cui li formulo nei confronti di un mondo. Ma ti faresti suora per lui? Tu invece fai battute su di lui, è questo che non è giusto. Ma ti faresti suora per lui? Perché padre Ghiera è al di sopra di queste battute. Al di sopra, umane, al di sopra. Tutti, ma senza umare le mie, capito? Dalla va bene, cosa. Ti abbraccio, ciao, a presto, ciao, ciao. Pazzesca sta cosa, cioè le bassezze umane sono le mie, che faccio le battute o faccio delle considerazioni su quello che veramente ha provato lei poi tornando a casa, e invece lei che dice che gli scatta lo spirito animalesco davanti al prete, no. Paolo da Varese, vai. Pronto, dimmi. Radio ID Italia News. 9:50, due minuti primi, sono sempre più senza voce, non so più a che cosa ricorrere, miele, pastiglie Valda, chi più ne ha più ne metta. Comunque volevo ricordare che oltre alle notizie di sport che abbiamo dato in apertura di trasmissione, si sono svolte le elezioni in terra ellenica. Chiaramente non è stato, sì, è stato un plebiscito per Tsipras, che ha vinto con il 35%, 35 rotti, quasi una maggioranza assoluta, ma vi è stato un fortissimo dato di astensionismo che fa riflettere un pochettino sulla situazione di coloro i quali iniziano ad essere scettici anche nei confronti del leader greco. Il Fatto Quotidiano appunto titola: Tsipras uccide la sinistra, perché c'è anche questo spauracchio di mega accordo in ciucione anche con il centrodestra. Quindi Siriza primo partito in Grecia, i suoi dissidenti fuori dal Parlamento. Nel frattempo, diciamo, evitiamo di darvi un eccesso di notizie di politica, in quanto lunedì preferiamo da buoni italiani dare precedenza a ciò che è lo sport. È curioso notare, io non ho avuto modo, come dicevo, di seguire il Gran Premio di Singapore, vedevo delle immagini alquanto fuori dal comune, pare che uno spettatore si sia intrufolato all'interno del circuito, e quindi credo proprio durante la gara, se qualcuno ha visto il Gran Premio me lo può confermare, praticamente c'era questo pirla che vagava, una cosa sicuramente che non accade di frequente, un buco, diciamo, nella sicurezza della struttura appunto di Singapore. Comunque fa piacere anche il terzo posto di Raikkonen, che si riscatta dopo una stagione 2014 totalmente deludente. Insomma, ancora non si riesce a capire esattamente chi credeva fortemente in lui. Sta di fatto che comunque questo terzo posto sicuramente lascia una positiva speranza, anche se continua questa diatribe tra i seguaci di Marchionne e i seguaci del Luca, Cordero, di Montezemolo. Con questa voce faccio veramente tanta fatica, quindi ancora un po' di musica giustamente a tema, proprio prima di congedarci e darci l'appuntamento a domani. È un brano appunto che Tell Me Why I Don't Like Mondays. Today she's gonna make them stay at home.
doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Oh, 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 oh. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. I wanna shoot. The whole day down. The telex machine is kept so clean and it types to a waging world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and their thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't a peachy keen. Now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, cause there are no reasons. What reasons do you need? Oh, 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 oh. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. I wanna shoot. Ooh, 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 ooh. The whole day down. The toys are wild and school's out early, and soon we'll be learning, and the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain tackles with the problems of the house and wife. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to die? Die. Oh, oh, tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. A domani, statevi buone. Un saluto speciale agli amici di Radio ID Italia.